Un punto a testa tra Vigor e Paganese nella sfida al vertice giocata al Guido d'Ippolito, con campani che conservano il primato e biancoverdi che conservano invece l'imbattibilità dopo 7 giornate di campionato. Finisce 1-1 con ospiti che chiudono in 10 per l'espulsione di Petrocco nell'azione che porta al rigore di Mancoso dopo il vantaggio della squadra dello squalificato Grassadonia con Siciliano. Mister Costantino sopperisce all'assenza dello squalificato Giuffrida arretrando Mangiapane ed inserendo Rondinelli dal primo minuto, con Romero al posto di De Luca. Prima azione del match di marca ospite. Al quinto, Scarpa sulla sinistra, servito sul filo del fuorigioco, mette in aria, Gattari allontana di testa, ma finisce per restituire palla a Scarpa che ci riprova. La palla a questo punto arriva dietro da Koglanis che spara alle stelle. Si vede la Vigor al 17esimo con Mangiapane che calcia senza pretese verso la porta difesa da Petrocco. Il portiere ex Cosenza deve però intervenire per deviare il pallone sulla traversa. Ancora sulla sinistra e ancora con Scarpa si rivede la Paganese al 20esimo. Termina fuori di poco invece un minuto dopo la punizione calciata da Mangiapane. Passa ancora un minuto e Mancoso fa tutto da solo, riceve palla, si smarca, cerca lo spazio per il tiro e lo scocca, ma trova Petrocco attento a bloccare in due tempi. A maglie invertite al 27esimo è Siciliano a fare tutto da solo, il suo diagonale sfiora il palo ed esce di un soffio. Si accendono le proteste biancoverdi quando al 32esimo su azione d'angolo Gattari calcia a botta sicura trovando la sospetta deviazione con un braccio della difesa ospite. L'arbitro lascia proseguire tra le proteste dell'intero d'Ippolito. La Vigor continua comunque con la sua spinta e al 36esimo è clamorosa l'occasione che capita sui piedi del capitano. Mancoso sulla sinistra mette dentro, velo di Lattanzio per Mangiapane che quasi all'altezza del dischetto spara alle stelle. Il tempo si chiude con un'altra occasione sciupata, questa volta però dalla Paganese. Scarpa crossa sul lato opposto per Galizia che prende la mira ed indirizza sul primo palo dove la deviazione provvidenziale di Bonasia spedisce la sfera sul palo. Dopo un primo tempo di buona intensità si va negli spogliatoi sullo 0-0. Al rientro in campo, al sesto, angolo di Mangiapane che Petrocco allontana. Rondinelli prova ad intervenire ma viene messo giù. L'azione riparte e sulla palla messa in mezzo Lattanzio prova la conclusione di testa che termina fuori. Nuovamente chiamato in causa il portiere campano al nono quando Lattanzio serve in area per Mancoso che prova la botta chiamando agli straordinari l'estremo difensore ospite. Sul ribaltamento di fronte arriva il gol della Paganese con Siciliano che approfitta di un errore di Bonasia e si trova solo davanti a Forte. Un gioco da ragazzi, infilare il pallone in rete per lo 0-1. La gara a questo punto si accende ancora di più e soli 2 minuti dopo Mancoso è messo a terra giù così da Petrocco. Rigore ed espulsione. Dagli 11 metri si presenta Mancoso che spiazza il neo entrato Robertiello e realizza. Con l'uomo in meno la Paganese si chiude dietro alla difesa del pareggio e la Vigor prova invece ad infilare in rete il gol che le regalerebbe la vittoria. Ci riprova allora Mancoso in giornata di grazia, sguscia via 2 avversari sulla sinistra, mette in mezzo dove Erbini manca l'aggancio e l'azione sfuma. L'ultima emozione del match al 44esimo, quando da ottima posizione Mangiapane calcia una punizione. La sfera finisce di un soffio sopra la traversa. Vigor e Paganese si dividono così la posta in palio. Il distacco tra le due resta invariato.